Simboli Reiki di secondo livello, potere oggettivo o soggettivo? Se avessero un potere oggettivo, il mondo sarebbe salvo e in pace oppure sarebbe già sprofondato, perché con tutti quelli che hanno ricevuto questi benedetti simboli. È ingenuo pensare che i simboli di un corso Reiki possano trasformare qualche cosa fuori di noi. I simboli sono solo simboli e quindi sono solo simbolici, altrimenti non si chiamerebbero simboli, più che normale, no? Avrebbero un altro nome. Essendo simbolici, sono simbolici per noi, per chi li utilizza e così via. Pensiamo ai colori nerazzurri. Sono simbolici per chi è tifoso dell'Inter, ma se portiamo una bandiera nerazzurra o dell'Atalanta, ma se portiamo una bandiera nerazzurra tra gli aborigeni, la prenderanno e ci faranno le pulizie, voglio dire, come del resto anche quella bianconera o rossonera. Ecco. Quindi tutto è soggettivo. Vediamo un attimino un simbolo religioso. Tanto per essere chiari, il simbolo cristiano della croce. Se io entro in chiesa e faccio così, e poi vado avanti, cosa avrò prodotto fuori di me o dentro di me? Assolutamente nulla. Ma se entro in una chiesa, mi fermo, chiudo gli occhi, mi concentro e penso, mio Dio, unisci la mia mente al mio cuore affinché le mie braccia possano compiere azioni d'amore. Allora, questo simbolo per me sarà un seme che potrà produrre dei frutti. Quando uscirò dalla chiesa e vedrò un clochard per terra, non gli dirò va là, barbum, perché dentro di me si sarà verificato un cambiamento. Quindi è il simbolo che mi ha trasformato? No. È il valore che io ho dato al simbolo per me stesso. Quindi i simboli Reiki del secondo livello, per quanto ve li facciano pagare, sono solo simboli. E se vogliamo credere che abbiano un potere oggettivo, siamo semplicemente ingenui e soggetti a sfruttamento speculativo. Quindi ognuno di noi può dare un proprio valore ad un qualsiasi simbolo. Il mondo religioso è strapieno di simboli in tutte le culture, in tutte le tradizioni. Se avessero un potere oggettivo, il mondo sarebbe veramente già salvo, cambiato, in pace, tranquillo e sereno. Ma così non è. Quindi noi possiamo utilizzare i simboli per trasformare noi stessi, il nostro cuore, per diventare più compassionevoli, più amorevoli, più gentili, più semplici e più autentici. Se invece pensiamo di avere in mano qualche cosa capace di trasformare l'esterno, gli eventi esterni, eccetera, 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 beh, allora viviamo sguazzando completamente nell'illusione. E non mi piace far vivere le persone nell'illusione, mi piace dare una reale possibilità di trasformazione interiore in qualcosa di più bello, o meglio, il bello le persone lo hanno già dentro, voi avete dentro le cose più meravigliose che possano esserci, pensate come straparlo in italiano. E si tratta soltanto di farle venire fuori, di farle emergere, perché spesso, l'ho già detto in altre occasioni, continuano ad indicarci il peggio che noi siamo. Quindi, usare dei simboli per, una trasformazione interiore, come dei semi che poi possano essere coltivati, fatti crescere, insomma, diamogli un po' d'acqua, un po' di luce, un po' di sole, un po' di affetto, allora. Questo modo di usare i simboli sicuramente può cambiare noi stessi in qualche cosa di meglio. Ecco, io ho finito, vi bacio tutti, ciao, alla prossima, termina il video in diretta. Ciao ciao!